Siete pronti? Siamo in diretta, questa è una diretta montata molto molto interessante per quello che è successo, che fa capire, amici, che ogni dubbio, come sempre, è più che lecito, ma molto più che lecito. Perché pensate, è successa questa cosa in un ospedale di Carrara. Il video di un caro amico, Riccardo, evito il cognome per questioni di privacy, si è presentato presso questo ospedale per ritirare delle analisi in ginecologia con la moglie, no? Fuori dalla reparto, cioè all'interno della zona dove danno di fatto i referti. Per fortuna tutto bene per la moglie. Bene, quando è arrivato era senza mascherina, non c'è nessun obbligo stabilito, nessun cartello con scritto obbligatorio la mascherina. Lui è arrivato, è entrato, si è trovato un'infermiera. Pensate, un'infermiera che ha fatto una sceneggiata, o meglio, ha imposto a Riccardo: o ti metti la mascherina o te ne vai via, in sostanza. Guardate il video, poi vi dirò cosa è successo dopo, perché capirete. Guardate il video. Bene, lei è convinta di questo? Certo. Io devo mettermi la mascherina? Sì. Perfetto. Benissimo. Lei come si chiama? Cedono. Benissimo. Benissimo, non la prendono il viso. È sicura di quello che sta dicendo? Certo. Perfetto. Però devi andare dal mio direttore sanitario. No, non vado al direttore sanitario. Io si guarda, vado da un avvocato, è diverso. Ah, perfetto, vado a cura. Va bene? Riccardo non si è voluto mettere la mascherina ed è stato effettivamente cacciato. Ma la cosa strana, riguardando il video che abbiamo trovato, è che quando Riccardo ha chiesto il nome all'infermiera, l'infermiera si è presentata con un nome, ma sul camice il nome era differente. Quindi i casi sono due: o l'infermiera ha omesso le sue generalità volontariamente, oppure l'infermiera aveva il camice di un'altra infermiera. Allora io mi chiedo, ed ogni dubbio è lecito, com'è possibile con l'infermiera che ti impone la mascherina per norme sanitarie, o meglio, per loro idee sanitarie, utilizzi il camice antigenico, cosa antigenica, di un'altra persona, di un'altra infermiera? Riccardo non ha fatto altro che andare ai carabinieri e presentare una regolare denuncia. Eccola! Doppia denuncia presentata ai carabinieri. Abuso di potere. Evidente abuso di potere, perché l'infermiera ha imposto, cacciando una persona, la mascherina, quindi non c'è l'obbligo, ma c'è semplicemente un consiglio. E la seconda, falsa identità. Si è presentata con un nome e sul camice aveva un altro nome, cosa molto grave. Falsa identità e abuso di potere? Ogni dubbio è lecito. Datemi un parere.